Riprendiamo da dove ci siamo fermati la settimana scorsa, ossia cosa succede al povero Pilniak e a Zamiatin quando decidono di pubblicare all'estero i propri testi. Siamo alla fine degli anni 20, viene orchestrata contro di loro una campagna denigratoria, anche se in realtà per tutti gli anni 20 molti scrittori che vivevano in Unione Sovietica avevano pubblicato presso nelle case editrici emigrate, ma è il momento, alla fine del decennio, di stringere le viti, di dare un giro di vite, di interrompere i rapporti con l'esterno e di chiamare all'ordine gli scrittori. Per questo questo è un periodo che noi studieremo fra qualche tempo, perché gli anni 20 ancora non li abbiamo fatti tutti. Dico solo questo, che si scatena una campagna contro questi due scrittori, vengono presi a bersaglio per spaventare tutti gli altri. I due reagiscono in modo molto diverso. Pilniak fa atto di sottomissione, ammette di avere sbagliato. Zamiatin invece rivendica la propria autonomia, non ritiene di dover rendere conto a nessuno e chiede di essere lasciato libero di emigrare. La cosa gli viene consentita, Zamiatin emigra all'estero, si trasferisce in Francia, Pilniak invece viene perdonato, tra virgolette, d'ora in poi scriverà solo opere molto ligie alla propaganda politica culturale ufficiale, ma in realtà continueranno in qualche modo a essere uniti da una sorta di filo invisibile questi due scrittori. Zamiatin emigra, ma le sue speranze di potersi esprimere in modo più libero, di avere più successo all'estero senza più la censura, non si realizzano. Parte Zamiatin nel 1930, in Occidente siamo in piena crisi economica, c'è appena stata la crisi del 29, è comunque uno scrittore russo con un bacino di utenza, soprattutto in Unione Sovietica, e i suoi tentativi di riciclarsi come scrittore di teatro e di scenari per il cinema non hanno successo. Pilniak, al contrario, rimane in patria, lo hanno perdonato, ma non hanno dimenticato tutta una serie di libertà che si è preso, se ne ricorderanno nel 37-38, negli anni, per chi di voi ha già cominciato a dare un'occhiata alla dispensa che vi ho lasciato in copisteria, sono gli anni dei cosiddetti grande terrore, gli anni in cui la macchina repressiva staliniana, lo sto correndo molto avanti rispetto al periodo in cui siamo noi chiaramente, ma ci ritorneremo, volevo finire con questi due scrittori. Questa macchina impazzisce e comincia a macinare vite a caso. Ci finisce anche Pilniak, che verrà, ahimè, fucilato. Ma il suo vecchio amico e collega Zamiatin era già morto da qualche mese. In realtà i due, anche se in continenti diversi, muoiono praticamente in contemporanea. Ho parlato di censura, ho parlato di ideologia ufficiale, di rapporto fra scrittori e potere, è l'ora di fare un salto indietro per vedere come queste cose si erano strutturate negli anni 20. Qui con Pilniak e Zamiatin ho corso un po' avanti, ma dobbiamo vedere cosa succedeva negli anni 20. Guardate, io cerco sempre di essere imparziale, di vedere le cose anche dal punto di vista di chi
in quel periodo credeva negli ideali rappresentati dal potere sovietico. Non mi piace mostrare le cose in modo come se fosse tutto bianco da una parte e nero dall'altra. Quindi gli anni 20 sono un periodo molto complesso. Soprattutto noi dobbiamo sempre fare uno sforzo, dobbiamo sempre ricordarci che se parliamo del 1921 o del 22 o del 23, le persone che vivevano in quell'anno non sapevano, a differenza nostra, non sapevano cosa sarebbe successo l'anno dopo, 10 anni dopo. Nel 37-38 c'è stata questa immensa tragedia del grande terrore, ma nel 21-22 nessuno poteva saperlo. Quindi non dobbiamo mai ragionare su un'epoca, su un anno, su un personaggio in un determinato momento col metro di 10 anni dopo. Questa cosa sembra banale, ma in realtà non lo è affatto, perché in realtà lo facciamo continuamente, soprattutto per quanto riguarda il periodo degli anni 20. Vediamo un po' cosa succede in questo periodo. Oggi non analizzeremo testi, semmai leggo qualcosa io di un libro a me molto caro, ma ahimè, tanto per cambiare, tradotto malissimo. Ne ho fatto ritradurre io alcuni pezzi, alcuni brani da una studentessa della specialistica, se l'è cavata molto bene, quindi semmai leggerò qualcosa dalla sua traduzione. Volevo un po' parlarvi del clima letterario, culturale di questi anni. Troverete molto nelle dispense, ma è bene parlarne un po' anche a lezione. Abbiamo parlato e poi dalla lezione successiva, da domani, torneremo a occuparci di scrittori, soprattutto del grande Isaac Babel. A differenza di altri, è tradotto discretamente e in edizioni piuttosto popolari, a differenza di Rosanoff, Babel si può trovare in edizioni economiche. Da domani parleremo di lui, credo per una lezione, forse anche due, non lo so, vedremo. Parliamo un po' del contesto. Abbiamo parlato del 1921, l'ultima battaglia della cultura tradizionale, l'ultimo colpo di coda degli scrittori tradizionali, un colpo di coda che però vuol dire anche lasciare il testimone a chi verrà dopo. Abbiamo parlato della Casa delle Arti, vi ricordate, dei seminari di scrittura creativa tenuti da Zamiatin. In realtà i giovani talenti se li disputavano un po', Zamiatin e Pilniak. Zamiatin, vi ricordate, aveva un atteggiamento molto razionalistico, occidentalista, gli piaceva la fantascienza, insegnava a scrivere come se scrivere fosse una scienza esatta, vi ricordate, parlava del coefficiente di efficacia artistica. Pilniak invece è molto più istintivo, è uno scrittore che descrive gli aspetti più barbarici, più sanguigni della rivoluzione, la rivoluzione come ritorno allo stadio barbarico. Questi sono un po' i due poli in cui nasce la letteratura, possiamo definire letteratura sovietica. Il tempo passa, comunque la Casa delle Arti chiude quello che io non voglio chiamare regime, perché è stato molto più che un regime autoritario. Il potere sovietico ha creato una forma Stato sua molto particolare, che per un certo periodo è stata anche molto dinamica, che veniva sentita come propria da tantissime persone che non si sentivano affatto sottoposte a un regime autoritario. Autoritario lo sentivano quelli che erano, magari vedevano come punto di riferimento le democrazie occidentali, e loro certamente avevano ragione. Avevano ragione anche coloro che, venendo dal basso, da strati popolari, avevano per la prima volta la possibilità di studiare, di farsi strada nell'amministrazione, nel nuovo comparto industriale, persone che senza la rivoluzione sarebbero rimaste analfabete e ai margini della società. È qualcosa di molto più complesso di quello che sembra. Un paese in perenne sviluppo, un anno negli anni 20 in Unione Sovietica è come 10 anni per noi.
Il 21 non è già il 22, il 21 è ancora la fame, la carestia, il cannibalismo nelle campagne dopo anni e anni di guerra civile. È l'inizio della nuova politica economica, ossia di una certa liberalizzazione. Il 22 è già la costruzione attiva di uno Stato nuovo, di una società nuova. Finisce definitivamente la guerra civile. Si consolida l'establishment al potere. Finita la guerra civile, decine di migliaia di soldati rossi vengono smobilitati, centinaia di migliaia, milioni forse di persone vengono smobilitati, tutte persone che venivano dagli strati più bassi della società e che durante la guerra civile avevano imparato a leggere e scrivere nelle pause fra i combattimenti. E cosa diventano? Diventano una nuova classe dirigente, diventano manager di Stato, amministratori, politici, proprio direttamente dai ranghi dell'Armata Rossa. Queste centinaia di migliaia di persone costituiscono la nuova classe dirigente. Cambia completamente il volto di questa classe dirigente, di quella precedente non rimane nulla. Sono uomini completamente nuovi, molti di loro diventano anche scrittori, gli scrittori nuovi, quelli che imparano a scrivere ora, con uno stile completamente diverso da quello precedente, con temi nuovi, personaggi presi da un universo completamente nuovo. Naturalmente queste centinaia di migliaia, forse milioni di persone che costituiscono l'ossatura del nuovo Stato, della nuova amministrazione, della nuova economia, della nuova cultura, hanno anche dei punti di riferimento nuovi. In aprile del 22 diventa segretario generale Stalin, che è uno di loro, sostanzialmente. È quello che potremmo chiamare un bolscevico di provincia, a differenza degli altri bolscevichi, di Lenin, di Trotsky, che sono persone, tanto con qualche anno in più, con una cultura universitaria alle spalle, vengono dalla borghesia pre-rivoluzionaria. Stalin, vengono tra l'altro dal... sì, certo, Trotsky era ebreo, ma sono persone dalla cultura russa, sostanzialmente. Stalin viene dalla periferia, viene dal Caucaso, è georgiano, per lui il russo non è la lingua madre, lo parlerà sempre con un accento molto forte. Viene dalla plebe, padre era un ciabattino, studia per poco tempo in seminario. Pensate, se non ci fosse stata la rivoluzione, magari Stalin diventava papa. Cosa preferite, il bolscevismo al potere o Stalin come papa? Scherzo, tra l'altro non sarebbe diventato papa perché ha studiato in un seminario naturalmente ortodosso. È un uomo di cultura molto modesta e quindi è percepito come proprio da queste grandi masse che hanno vissuto un'infanzia, un'adolescenza, hanno una storia alle spalle simile alla sua. Se leggete i suoi discorsi, sono molto più semplici, molto più rozzi di quelli di Lenin, di Trotsky, che sono più colti, hanno una retorica molto più raffinata, ma sono discorsi suoi molto più comprensibili, fanno presa sull'immaginario di questa gente. C'è un elemento, per esempio, di cui, tra l'altro, notate una cosa: Stalin viene eletto segretario del partito proprio perché sembrava un uomo più grigio, più limitato, un burocrate dalle scarse capacità, un grandissimo lavoratore, capace di lavorare 14 ore al giorno, ma uno che non avrebbe mai messo in pericolo gli equilibri all'interno del partito e dello Stato. Un esecutore, il perfetto esecutore. E invece
era proprio lui quello capace di fare presa sull'immaginario di questa gente, uscita dalla guerra civile. Pensate anche una cosa, tutti questi amministratori, questi manager, questi, anche alcuni scrittori, tra l'altro vedremo anche quali, di questo periodo, usciti dalla guerra civile, che alle spalle avevano un'infanzia di fame, di ignoranza, di emarginazione. Molti di loro erano orfani, ragazzi di strada, adottati praticamente dall'Armata Rossa durante la guerra civile, che hanno imparato a leggere e scrivere proprio durante la guerra. Per loro, loro vedono il mondo e lo vedranno sempre proprio secondo i criteri della guerra, perché il loro immaginario è forgiato durante la guerra civile. Quindi il mondo visto nei termini di lotta, di amico e nemico, i nostri, i non, quegli altri, conquistare la politica, la cultura, l'amministrazione come lotta, come conquista, come battaglia contro un nemico. Il nemico è sempre subdolamente nascosto da qualche parte. Gli insuccessi sono sempre dovuti al sabotaggio, a qualcuno che rema contro. Capito? È una mentalità che io definisco polemologica, da polemos in greco, no? Lotta, battaglia. E la retorica di Stalin è una retorica perfetta per loro. Stalin parla sempre di slancio, di lotta, di successo, di battaglia, di stanare il nemico. Naturalmente questa è una visione del mondo molto limitata, molto particolare, dovuta alla vita che avevano fatto queste persone, ha anche delle basi reali. L'Unione Sovietica, che nasce alla fine del 22 come federazione di stati, è accerchiata, il famoso cordone sanitario, è circondata da paesi che ne rifiutano la stessa esistenza. Nessuno la riconosce, o meglio, l'unico paese per ora a riconoscerlo e a lungo sarà la Germania, perché la Germania di Weimar, l'altra grande sconfitta della guerra. La Germania di Weimar, che ha subito pesantissime imposizioni durante le trattative di Versailles, vede come unico paese, l'unico altro paese che tutti schifavano è proprio la Russia, quindi è l'unico paese con cui fa degli accordi, che viene riconosciuta la Russia sovietica proprio dalla Repubblica di Weimar. Quindi la Russia effettivamente è accerchiata da paesi nemici. L'Inghilterra, a noi può sembrare strano che l'Inghilterra ci sembra un paese tanto pacifico, in realtà l'Inghilterra negli anni 20 minaccerà più volte la Russia sovietica di guerra, perché la Russia assobillava le colonie inglesi, le colonie britanniche, tutti i movimenti di liberazione delle colonie britanniche. La Russia assobillava i rivoluzionari cinesi, la Cina dove l'Inghilterra, che non era una colonia formalmente, ma lo era nei fatti. Quando nel 19 la Polonia si ricostituisce dopo un secolo e mezzo come Stato indipendente, la prima cosa che fa, la Polonia salta addosso alla Russia sovietica per ricostruire l'antica Polonia storica, con tutti i territori in realtà non etnicamente polacchi che però appartenevano alla Polonia nel 6-700. Vedete che c'è effettivamente un accerchiamento economico, politico, fortissimo. E all'interno, ora io, naturalmente l'idea che ci siano nemici acquattati dappertutto è un'idea interna a quel tipo di mentalità che ho definito polemologica, però è vero che il regime è debole, che il paese è ancora debole e che soprattutto il potere sovietico ha pochissimi elementi su cui fare affidamento. Ha bisogno di ingegneri, ha bisogno di economisti, ha bisogno
di intellettuali su tutti i piani, di manager, quelli usciti proprio appena coniati, proprio stampati velocemente, plasmati velocemente durante la guerra civile, poverini, sono persone poco più che alfabetizzate. E chi ha una cultura appena appena un po' superiore se l'è fatta nel periodo pre-rivoluzionario, quindi sono quelli che sono definiti gli specialisti borghesi. È un sistema, quello sovietico, che deve affidarsi a persone che non sono comuniste, che accettano di collaborare solo perché è l'unica cosa che possono fare, perché devono vivere lì, ma che in realtà non condividono affatto gli obiettivi del governo. Quindi è un governo che non si sente sicuro, si sente sempre sotto minaccia. Gli specialisti borghesi, detti spiezi, ossia bourgeoisie spezialisti, quindi gli spiezi. Gli spiezi sono ingegneri, medici, manager, economisti, amministratori di tutti, su tutti i livelli, non comunisti, gli spiezi, che dicono: vabbè, sentite, io non ho voglia di emigrare, voglio rimanere qui, a me fate schifo, però in qualche modo bisogna che mangi, vabbè, datemi da lavorare, lavoro per voi, però state sicuri che se succede qualcosa io certamente non è che sono dei vostri. Gli spiezzi è una sorta di patto fra gente che si sta molto antipatica, che però in qualche modo deve sopravvivere in qualche modo. Questo intorno è una situazione che si crea con l'approfondirsi della NEP, della nuova politica economica. Questa cosa accade anche nel campo della cultura. È un periodo di grande fermento culturale. Tra l'altro, pensate che un buon milione di russi sono emigrati durante la guerra civile. Alcuni di loro sono emigrati per motivi ideologici, molti di loro hanno combattuto nell'Armata Bianca, quindi quando poi il fronte arretra vengono semplicemente costretti a emigrare, perché quando vengono schiacciati contro la frontiera, vengono schiacciati contro il mare, soprattutto in Crimea, la Crimea che voi sapete tutti più o meno dove sta, perché avete seguito, immagino in qualche misura, le vicende di questa terra contesa negli ultimi anni. La Crimea, come sapete, è una penisola unita all'attuale Ucraina solo da un istmo molto stretto, e diventa nel 21 l'ultima ridotta, l'ultima frontiera, l'ultimo avamposto dei bianchi. I bianchi sono esclusi gradualmente da tutto il territorio del continente, da tutto il continente, dalla Russia continentale, si ritrovano cacciati tutti in Crimea come imbottigliati, e quando anche la Crimea viene pressata dai rossi, emigrano in nave attraverso gli stretti, attraverso Costantinopoli, e si riversano in Europa occidentale. Molti invece arretreranno in Siberia fino a Vladivostok, si imbarcheranno per gli Stati Uniti o andranno in Cina, di lì poi raggiungeranno l'Europa, qualcuno rimarrà negli Stati Uniti. Molti di questi in realtà non è neanche che emigrano per motivi propriamente ideali, diciamo che sarà, anzi è forse una minoranza quella che dice no, io assolutamente quei bolscevichi mai. Semplicemente durante la guerra civile nella parte governata dai bianchi si stava molto meglio, perché i bianchi ricevevano, intanto stavano nel sud agricolo e poi ricevevano finanziamenti, equipaggiamento da Francia, Inghilterra, e quindi il tenore di vita era sicuramente migliore che non nella zona rossa, che era completamente tagliata fuori da qualsiasi commercio. Molti semplicemente si spostano nella zona bianca
per non morire di fame. Poi però, una volta che sei lì, in qualche modo devi collaborare con i bianchi. Intanto i rossi però avanzano, a un certo punto ti trovi schiacciato, sai che comunque se arrivano i rossi e tu hai collaborato con i bianchi, possono anche succederti dei guai. Non è che i rossi facevano tante differenze tra i bianchi veri e chi semplicemente stava lì, magari, che ne so, scriveva sul giornale o faceva parte dell'amministratore, quindi scappano tutti, anche questi, si ritrovano tutti in Europa. All'inizio l'emigrazione è un grande calderone in via di, diciamo, sedimentazione, non c'è ancora nel 21-22, non c'è una vera e propria, diciamo, non c'è uno spartiacque netto fra emigrazione e chi è rimasto nella metropoli. Tra l'altro il primo grande centro dell'emigrazione è la Germania di Weimar, soprattutto Berlino. Perché? Proprio in quanto Weimar e Mosca si riconoscevano a vicenda, si poteva viaggiare. Chi non era proprio un bianco, non aveva avuto, diciamo, non aveva combattuto contro i rossi esplicitamente, poteva entrare e uscire dalla Russia sovietica, non c'era proprio una cortina di ferro impenetrabile. Poi dopo, col tempo, questa cortina si creerà da entrambe le parti. Tra l'altro Berlino perderà abbastanza presto il predominio come centro culturale, e questo predominio, questo, diciamo, baricentro si sposterà a Parigi, diciamo già nel 22, 23, 24, dove comincerà a strutturarsi una Russia, una cultura russa dell'emigrazione stabile. Nel periodo dell'emigrazione berlinese, come ho detto, è tutto ancora molto fluido, c'è gente che va, che viene. Pilniak andava molto avanti e indietro perché era come una specie di agente reclutatore tra quelli che erano emigrati, che però non erano tanto sicuri. Arrivava Pilniak e diceva: ma dai, torna, guarda che non si sta tanto male nella Russia sovietica, guarda me, io ci sto, come vedi non mi hanno ammazzato, se torni va tutto bene, non ti preoccupare. Poi invece l'hanno ammazzato nel 1937, ma insomma. Comunque in questi primi anni lui agisce molto come agente reclutatore e partecipa a un progetto abbastanza importante per questo periodo, con un terribile nome che quando chi non studia russo lo vede fanno un par d'occhi così, credo che anche qualcuno di voi lo farà, io ve lo scriverei anche, ma come al solito non ci sono pennarelli, non è che c'è anche questa volta un'anima buona con un pennarello, o qualcuno magari potrebbe fare un salto a chiederne uno. Un movimento che cerca di, diciamo, navigare un po' fra costituire una terza via tra bianchi e rossi, perché nel 21-22 ancora c'è l'idea che un giorno neanche tanto lontano si possa tornare, cioè gli emigrati possano tornare, in qualche modo si possa trovare una conciliazione nazionale. Questa idea dura fino al 24, quando agli emigrati viene data la scelta netta: o tornate, oppure se non tornate ora non vi facciamo tornare più. Cala come una sorta di mannaia, chi è fuori e non ci sono più storie. In questi primi anni, fino al 24, 25 ancora, ma poco, praticamente fino al 24, grazie mille, nasce un movimento che può essere tradotto con il cambio delle pietre miliari, ossia abbiamo percorso un tratto di strada fino alle pietre miliari, ora comincia un tratto nuovo e il nostro orientamento deve cambiare. In russo questa frase così lunga, il cambio delle pietre miliari, si dice smena viekovstvo. Smena viekovstva. Chi me lo sa dire? Smena viekovstva.
Meno di extra. E si scrive così. Smiena Viekovstva è una di quelle splendide parole grazie alle quali voi studiate il russo, immagino. In realtà è molto semplice, viene da smiena, ossia cambio, ricambio, e viech, e i viechi. Viechi sono le pietre miliari, per l'appunto. Quindi smiena Viekovstva, o anche smiena viech. Smiena viech. Cambio delle pietre miliari. Il movimento è detto smiena viech. Metto qui così lo vedete bene. Ecco. Nasce a Berlino nel 21, nella Berlino degli emigrati. Guardate che era un posticino divertente, doveva essere, a Berlino emigrata, era piena di caffè russi, librerie, case editrici, anzi praticamente si stampavano più libri in russo a Berlino che non nella madrepatria, perché nella madrepatria non c'era carta, non c'erano rotative, non c'erano più imprenditori dell'editoria. Praticamente si stampava più roba a Berlino intorno al 21. Nasce a Berlino questo movimento intorno a un gruppo di emigrati, ex bianchi, gente che aveva combattuto, aveva occupato ruoli di rilievo nel movimento bianco. In realtà il vero leader stava in Manciuria, ossia nell'ex impero cinese. Vedete che i bianchi scappano un po' da tutte le parti, chi a oriente, chi a sud, chi a ovest, se ne trovano anche in Sud America, nel Congo belga, ci sono dei russi, ci sono storici specializzati a acchiappare russi emigrati nei posti più incredibili. Ce n'era qualcuno anche in Italia, peraltro non tanti. L'Italia pare che non fosse molto attraente per gli emigrati russi, ne vanno molto di più in Germania e in Francia. Comunque diciamo che la base è a Berlino. Cosa dicono questi qua, gli smiena viekovzi? Dicono, va bene, sentite, la guerra civile è finita, noi abbiamo perso, hanno vinto loro, i bolscevichi, è l'ora di andare a Canossa. Sapete, no, cosa vuol dire andare a Canossa? Del famoso imperatore... Dai ragazzi, poi a scuola ci hanno fatto due palle così, dovreste sapere... Gregorio VII, il Papa che si chiude a Canossa, Matilde di Canossa, arriva l'imperatore e deve stare lì finché quello non lo fa entrare. Andare a Canossa vuol dire pentirsi, fare atto di pentimento, cercare di mettersi d'accordo anche se è doloroso farlo. Dicono gli smiena viekovzi, bisogna riconoscere alcune cose. Intanto, abbiamo perso, evidentemente c'è un senso, se abbiamo perso forse non eravamo tanto dalla parte della ragione, nel senso che il popolo russo nella sua grande maggioranza stava con quegli altri, se no non perdevamo noi. Quello che i bolscevichi, per quanto non ci piacciono, rappresentano la coesione nazionale, ossia sono coloro che sulla base di una ideologia assurda, ossia l'ideologia comunista, però in qualche modo hanno rimesso insieme tutto il grande corpaccione della Russia, che nel 18 sembrava si dovesse dividere in mille pezzettini. Loro lo hanno rimesso insieme, quindi rappresentano la nazione, hanno l'appoggio della maggioranza della popolazione, hanno ricostruito uno Stato forte, solido, con una classe dirigente nuova che viene dal popolo. Ahimè, lo hanno fatto però sulla base di una ideologia completamente assurda. Il comunismo non esiste in natura, non esisterà mai. Loro si ostinano a volere proseguire questo esperimento antistorico in nome di un ideale assurdo. Qui entriamo in gioco noi, smiena viekovzi, ossia noi dobbiamo costituire una terza via di conciliazione tra bianchi e rossi. Noi
abbandoniamo le armi, accettiamo il sistema sovietico nato dalla rivoluzione, ma dobbiamo aiutare questo nuovo Stato, che è appena nato, ad abbandonare le utopie fuori dal mondo, abbandonare quindi l'utopia comunista, l'utopia internazionalista, perché naturalmente l'Unione Sovietica continuava a predicare l'idea comunista come idea internazionale. La rivoluzione, cioè l'Unione Sovietica era solo il principio, la rivoluzione doveva trionfare in tutto il mondo, era stata anche fondata la Terza Internazionale, costituita da tutti i partiti nel mondo che si riconoscevano nel progetto sovietico. Uno di questi partiti era anche il Partito Comunista d'Italia, fondato da Antonio Gramsci. Aderire all'internazionale significava ritenere che l'Unione Sovietica fosse solo il primo passo verso il trionfo del comunismo in tutto il mondo. Gli Smenaviekov dicevano: queste sono tutte balle, non accadrà mai, voi avete già fatto molto ricostituendo uno Stato forte, a noi questo interessa, del comunismo non ce ne può fregare di meno, anzi, per l'amor di Dio, è una cosa che se si realizzasse sarebbe pessima. Noi vogliamo fare la pace per aiutarvi a diventare un paese normale, abbandonando le utopie. Dobbiamo aiutare i bolscevichi a diventare un normale regime politico nazionalista, cioè che ha come obiettivo principale l'unità e la potenza dello Stato russo, perché noi siamo patrioti russi. Vedete, gli Smenaviekovsi non rinnegano del movimento bianco, non rinnegano l'idea nazionale, il patriottismo. Dicevano: noi ci siamo battuti in nome della patria russa, però sbagliavamo a considerare che la patria si potesse ricostruire tornando allo zar, all'impero come prima. Questa cosa è impossibile, dobbiamo guardare avanti. Lo Stato è ricostruito, dobbiamo aiutare i bolscevichi ad andare oltre se stessi, a oltrepassare le proprie utopie e diventare uno Stato nazionale, patriottico, forte, con abbastanza autoritario. L'autoritarismo a questi non dispiace, tra l'altro molti di loro guardavano con simpatia, secondo voi a quale regime in Europa? Com'è? A Mussolini, certamente, al fascismo italiano. L'idea era quella di trasformare l'Unione Sovietica in qualcosa di simile al fascismo italiano, naturalmente tornando all'economia capitalista, borghese, e certo anche con qualche elemento di corporativismo, anche qualche elemento socialista. Alla fine anche Mussolini, come sapete, veniva dal socialismo, ha introdotto molte cose che venivano da quel tipo di cultura. A loro piaceva questo. All'inizio hanno un discreto successo in Russia gli Smenaviekovsi, proprio, secondo voi, tra chi? Proprio tra tutta in quella massa di spiezzi, economisti, manager, ingegneri, medici, che collaboravano col potere, ma che ai quali del comunismo proprio non poteva fregare di meno. Tra loro lo Smenaviekov ha un certo appeal e viene finanziato questo movimento in modo un po' discreto, sotto banco, anche dal governo sovietico, perché sembrava un sistema un po' per attirare simpatia senza passare direttamente dal comunismo, ma per una via un po' collaterale. È un po' un gioco dove tutti cercano di fregare il proprio interlocutore. Esiste in questo periodo anche un altro movimento che nasce in emigrazione, piuttosto importante. Ah, una cosa, lo Smenaviekovstvo
gli Smenaviekovci chiamano se stessi anche in un altro modo, ossia chiamano se stessi nazional-bolscevichi, ossia a noi del bolscevismo piace l'idea di uno Stato forte, autoritario, nazionale, del comunismo non ce ne frega niente, quindi nazional-bolscevico in questo senso, si chiamano anche nazional-bolscevichi. C'è anche un altro movimento, un po' più strano dal nostro punto di vista, ma molto, che avrà una lunga fortuna, il movimento, anche questo nato in emigrazione, e che a differenza del nazional-bolscevismo per molto tempo rimarrà confinato nell'emigrazione, è il movimento dell'eurasismo. L'eurasismo, ossia basato sull'idea di Eurasia. È un movimento che all'inizio avrà meno fortuna, perché sembrava un'idea un po' più balzana e strampalata, in realtà ne avrà tanta poi di fortuna, e ce l'ha anche oggi, e oggi forse anche più del nazionale. Guardate che queste etichette non sono sparite, esistono ancora, e voi che potete legittimamente non essere molto interessati alla letteratura, alla cultura degli anni venti, però queste etichette le dovete conoscere, perché la Russia di Putin, tutto l'establishment putiniano, ha fatto proprie queste etichette. L'idea che del comunismo sovietico quello che andava bene era l'idea nazionale, la potenza militare, la potenza, cioè la coesione nazionale, è una cosa che Putin dice praticamente ogni volta che apre bocca, e si ispira, se non lui direttamente, certamente i suoi consiglieri, proprio allo Smenaviekovstva e al nazional-bolscevismo, ma non solo, anche a un altro movimento, questo dell'eurasismo. Questi movimenti di cui stiamo parlando oggi sono alla base della dottrina politica di Putin, ossia della Russia, per quello che essa è oggi. Sicuramente molto più della democrazia occidentale, della quale, come probabilmente avrete sentito dire a Putin, non è che interessi proprio molto, e interessa abbastanza poco anche alla maggioranza dei russi, anche perché quello di democrazia che hanno visto non gli è piaciuto molto, negli anni 90 stavano messi veramente male, quando c'era, come dicono loro, la democrazia. Guardate, io di politica non parlo chiaramente, non nel senso che dico quello che penso io vi dico quali sono le opzioni sul terreno, cioè quali sono le idee politiche reali ora che contano davvero in Russia. Cosa ne penso io? Non ve lo dico, cioè, se mi piacciono o non mi piacciono, questo non interessa a nessuno, chiaramente. Queste idee però contano, e come. Che cos'è l'eurasismo? L'eurasismo è una dottrina che nasce anch'essa in emigrazione, si basa su un'idea fondamentale, che la Russia come entità culturale, politica, nazionale, come civilizzazione, come tipo di civilizzazione, non è né Europa né Asia, è un po' di entrambe ed è qualcosa quindi di totalmente diverso. Non è riducibile né all'Europa né all'Asia, per dire, né alla Cina, al Giappone, all'India, a queste civiltà, né all'Islam, né all'impero persiano, né a questo universo, alla via del, diciamo, a tutte le civiltà che si riconoscono nella via della seta, che hanno come centro la via della seta. Non è né quello né l'Europa che conosciamo noi, ed è entrambe, è una sintesi di entrambe queste cose. L'Europa, cioè diciamo il primo nucleo della Russia, della Rus di Kiev, è sostanzialmente una propaggine dell'impero bizantino, quindi è Europa, un'Europa orientale
un po' diversa da quello che siamo noi, ma in tutto sommato ancora Europa. Ma subito questa propaggine orientale dell'impero bizantino inizia a interagire coi nomadi della steppa, coi popoli della steppa, con popoli di, vi ricordate l'anno scorso all'inizio, diciamo, di stirpe turanica, appartenenti al grande ceppo turcofono. Delle popolazioni che hanno il proprio centro tra, diciamo, a nord del Mar Caspio, nell'Asia centrale, nella Volga meridionale. Con questi popoli la Rus di Kiev inizia subito a interagire e a un certo punto avviene una vera e propria fusione organica. Quando, secondo voi? È ovvio. Forte. Secondo voi quando è che avviene una fusione organica fra, diciamo, l'Asia, i popoli dell'Asia, della Via della Seta e la Russia? Ma è chiaro. Un evento che nella storia ufficiale era sempre stato considerato una tragedia nazionale, che invece gli eurasiatici rovesciano e considerano un fenomeno positivo: l'invasione dei mongoli, l'arrivo dei tataro-mongoli, che collegano in modo irreversibile la Rus a quel mondo, trasformano la ex Rus di Kiev in vassalli dell'impero mongolo. E attraverso i secoli avviene una migrazione di potere dai mongoli, dai tataro-mongoli, da Kazan a Mosca. Mosca diventa il centro di un impero che non è più solo Europa e non è solo Asia, è una sorta di organismo geneticamente modificato. È come se avesse due polmoni, uno europeo, uno asiatico. Questa cosa ha un'importanza fondamentale per la civiltà russa, che non è basata sul diritto romano, sull'individualismo, sull'idea occidentale di libertà, è basata sull'idea di gerarchia, di potere carismatico, di obbedienza. Un'idea sostanzialmente affine al concetto di potere che si ha in Asia. E la stessa religione ortodossa è sì cristianesimo, ma se poi si va a guardare col concetto della vita comunque sempre volta al conseguimento di uno scopo, lo sforzo religioso, l'idea che il fedele viva per realizzare un ideale teocratico sostanzialmente sulla terra, l'idea di sforzo, di guerra santa, di volontà di testimoniare la propria fede con le armi, sottomettendo a una teocrazia gli infedeli, è molto più simile all'Islam, all'idea di jihad. Il podvig, la parola russa che vuol dire sforzo, martirio per la fede, impresa eroica per la fede, è una perfetta traduzione di jihad. Podvig, una parola russissima, però difficile da tradurre in italiano, vuol dire impresa eroica, testimonianza attiva, azione. Questo dicono gli eurasiatici, che tra l'altro
negli anni 30 erano considerati in sostanza la variante russa del fascismo, perché poi un'idea, a seconda del contesto in cui la metti, è chiaro che viene interpretata in un modo o nell'altro. Gli eurasiatici, nel periodo, negli anni 30, in cui in tutta Europa trionfavano i fascismi, era considerata la variante russa del fascismo, un fascismo declinato in una, diciamo, secondo categorie autonome russe, questa idea dell'Eurasia che non conosce la democrazia, che non conosce la libertà, che non conosce l'autonomia dell'individuo. Bene, questa ideologia poi nel dopoguerra verrà fatta propria da uno storico sovietico, nato e cresciuto in Unione Sovietica, un personaggio un po' particolare, Lev Gumilyov, figlio del poeta Gumilyov e di Anna Akhmatova, questi due poeti. Lui è uno storico orientalista, morto molto vecchio, all'inizio degli anni 90, e nei suoi lavori lui modernizza l'eurasismo e crea una dottrina, una sorta di eurasismo 2.0, una sorta di grande affresco storico dove tutta la storia degli ultimi 2000 anni è tutta vista dal punto di vista eurasiatico, dove la Russia, dove lo spazio eurasiatico con la Russia al centro è considerato il centro di tutta la storia dell'Europa da una parte e degli imperi asiatici dell'altra, ed è la dottrina sostanzialmente, anche questa è una dottrina a cui oggi l'establishment russo si richiama. È una dottrina, tra l'altro, che prevede non dico inimicizia, ma sicuramente una concorrenza inestirpabile fra due poli. Uno è il polo atlantico, le coste, i popoli vicini alla costa, i popoli legati ai commerci marini. Quindi la frangia d'Europa intorno alle coste, quindi Scandinavia, Inghilterra, Francia, Spagna, Italia, e dall'altra l'Europa continentale, ossia il blocco slavo, e poi tutta la parte dell'Asia che si attacca alla Via della Seta, ossia c'è una civilizzazione che va dalla Cina fino sostanzialmente agli attuali confini, ai confini dell'Unione Sovietica, e poi tutto il resto verso Occidente, che fa parte di un'altra civiltà, una civiltà marinara, internazionale, globalizzata, priva di un suo centro, priva di una sua gerarchia, tendenzialmente democratica, individualista. Capite un po' qual è l'idea di questi qua? Che piaccia o non piaccia, questo è ciò in cui questi credono. Vengono per esempio stabilite anche delle linee per dividere queste due civiltà, per esempio le linee isotermiche. La fascia dove in un determinato mese dell'anno si raggiunge lo zero, che permette determinate colture, questi allevamenti hanno bisogno di un certo tipo di società, di organizzazione della gerarchia, del potere. E anche queste isoterme in realtà sono chiaramente cose, secondo me, un po' fatte per giustificare questa divisione proprio netta fra civiltà marinare dell'Europa atlantica e civiltà dell'Eurasia. Vanno a cercare proprio quelle isoterme che dividono queste due parti in modo. Comunque tutto questo porta alla dottrina dell'eurasismo moderno, su cui si basa anche una scienza che oggi va molto di moda e che a me come scienza piace,
che è la geopolitica. Gli eurasiatici ragionano molto in termini geopolitici, ossia che le civiltà, i loro compiti, la loro struttura politica, i loro ideali di civilizzazione sono legati al contesto geografico in cui si trovano, su cui si basa per l'appunto questa divisione fra questi due mondi sempre contrastanti. Naturalmente questo ci ha portato piuttosto lontano dalle cose di cui parliamo di solito, ma credo che possa essere per voi di una qualche utilità. Di queste cose in Russia vi assicuro sentirete molto parlare, o meglio, forse non direttamente di eurasismo storico, di nazional-bolscevismo storico, ma molte categorie che vengono usate. Per esempio, tutto il conflitto intorno all'Ucraina è chiaramente dovuto al fatto che l'Ucraina, dal punto di vista di questa ideologia, è una sorta di aborto politico, perché fa parte di entrambi i mondi e questa cosa è impossibile. Ecco da cosa nasce la dottrina politica della Russia putiniana riguardo all'Ucraina, che come tale è un assurdo, non può esistere, che è in mezzo a queste due civilizzazioni. Vedete che queste cose hanno una loro ricaduta anche a livello di contemporaneità. Tornerei a questo punto però negli anni 20. Abbiamo parlato è un periodo questo in cui l'eurasismo negli anni 20 ha ancora pochissima importanza, esiste solo come germe. L'eurasismo si sviluppa poi negli anni 30 e nel dopoguerra come idea che conta, che fa tendenza. Mentre il nazional-bolscevismo no, il nazional-bolscevismo conta già negli anni 20. Come ho detto, è una cosa meno mistica. Avete capito che l'eurasismo è una dottrina che ha anche aspetti religiosi, di tipo un po' misticheggiante, mentre il nazional-bolscevismo è una dottrina politica, pratica, molto. Cioè, lì ci stanno i bolscevichi, qua ci stiamo noi, vediamo cosa fare per uscire da questo vicolo cieco in cui ci siamo ficcati. Nel campo della cultura, tutto questo dove ci porta? Ci porta alla seguente cosa. In Russia, nel campo della cultura in generale e più in particolare della letteratura, la situazione è abbastanza simile a quello della società in genere, ossia la nuova cultura stenta a nascere. Sì, vi ricordate, abbiamo parlato del Proletkult, dell'Ofkutemas, dell'avanguardia, tutto questo però è certamente dovuto a un grande slancio ideale, anche utopistico, però è ancora molto acerbo, c'è bisogno di gente che scriva romanzi, racconti, che fondi riviste, deve rinascere un'infrastruttura culturale normale che è stata completamente distrutta, e questo non lo si può fare con la cartellonistica o con i balletti o con gli spettacoli teatrali che sembrano giochi da circo o con la fotografia e il cinema d'avanguardia. Bisogna ricostruire qualcosa che somigli a un'infrastruttura culturale normale. Questa cosa la può fare gente che sa scrivere, che sa fare giornalismo, che sa organizzare una rivista, che sa scrivere racconti o testi teatrali. Deve rinascere qualcosa di più standard. Come fare? Questa cosa va affidata a degli spiezzi della cultura. Come le fabbriche le tirano su gli ingegneri, che siano comunisti o no, chi se ne frega, che
in ambulatorio ci deve andare un medico. Per esempio, Bulgakov era monarchico, notoriamente, odiava i comunisti, è stato nell'Armata Bianca, ma quando hanno avuto bisogno di qualcuno che facesse le iniezioni contro il vaiolo, hanno dovuto chiedere a Bulgakov e altri come lui, perché lui le sapeva fare e gli altri no. Esattamente la stessa cosa funziona in letteratura. A questa idea così brillante ci arriva il signor Lev Trotsky, bolscevico di notevole acume e anche di una apprezzabile cultura umanistica, che durante la guerra civile era stato il Narkomvoyen. Cosa vuol dire secondo voi Narkomvoyen? Narodny Commissar Vojny. Che cosa vuol dire Vojna? Guerra. Era il ministro della guerra del governo bolscevico, Trotsky, secondo per potere solo a Lenin. Aveva avuto l'intuizione durante la guerra civile di reclutare, proprio per l'idea degli spiezzi, no? Di reclutare nella Armata Rossa ex ufficiali bianchi, dicendo: senti, guarda, lo so che te, no, non bianchi, dell'esercito zarista, dicendo: senti, guarda, lo so benissimo che te eri un ufficiale zarista, lasciamo perdere, mettiamoci una pietra sopra, adesso tu combatti per noi e poi dimentichiamo tutto, perché a noi servono ufficiali, ossia tecnici, specialisti dell'arte, del mestiere della guerra. La guerra si fa con gli ufficiali che la sanno fare. Naturalmente, se uno sgarrava, Trotsky, che non era un fesso per niente, a questi ex ufficiali zaristi gli sequestrava tutta la famiglia tenuta in comode residenze, però guardati a vista. Se uno di questi sgarrava e passava col nemico, la mamma, il babbo, la moglie, i figli, i fratelli, i cugini venivano tutti fucilati dal primo all'ultimo, tanto per fargli passare la voglia di fare scherzi. Finita la guerra civile, Trotsky dice: ma se ha funzionato con gli ufficiali zaristi, funzionerà anche con gli scrittori, che tra l'altro sono molto più, insomma, hanno molto meno palle rispetto ai militari. Se abbiamo utilizzato i militari, figurati con queste mezze seghe di scrittori, cosa ci vorrà mai? Gli promettiamo una vita decente e quelli vengono tutti con noi. E così più o meno fu. Viene inventata da Trotsky viene inventato il concetto di compagno di strada. In russo papuchik, ossia colui che è poputi, ossia ti accompagna lungo la strada, paputi, papuchik. Paputchik. Cosa fa Trotsky? Dice: noi abbiamo una piccola falange di intellettuali comunisti che stanno con noi, ma con quelli ci facciamo poco perché per ora sono pochi. Abbiamo alcuni che sono irriducibilmente contro di noi, e quelli prima emigrano e meglio è per loro, perché se li becchiamo non fanno una bella fine e noi i nemici li ammazziamo. Ce ne sono alcuni che non sono né con noi né contro di noi, diciamo, un po' sono apolitici, un po' magari apprezzano alcune cose che noi facciamo. Loro sono nostri compagni di strada, non possiamo dire fino a che punto, ma non lo possono dire nemmeno loro, perché ancora la storia si sta facendo. Quindi creiamo una struttura, una situazione nella quale loro possano fare cultura, non contro di noi naturalmente, con un certo margine di autonomia, di libertà di espressione, di critica, che non travalichi nell'attività antisovietica, e insomma li lasciamo un po' fare, vediamo cosa ne viene fuori. Lasciamo che descrivano in letteratura ciò che sta succedendo in questo paese, ossia la realtà rivoluzionaria nel suo farsi.
se anche la descriveranno in un modo che a noi sembrerà un po' strampalato e non tanto ortodosso, chi se ne frega? L'importante è che non parlino male di noi per partito preso. Vediamo cosa ne viene fuori, lasciamoli fare. Tanto di meglio noi non abbiamo, perché quel poco che abbiamo è confinato nel prolet cult e nella letteratura, e diciamo nell'arte d'avanguardia. Ma noi abbiamo bisogno anche di qualcosa di un po' più di massa, di più solido e di più normale. Ecco che per iniziativa di Trotsky nascono riviste, case editrici, gruppi letterari, istituzioni, apposta per i papucci. Naturalmente questo termine può essere interpretato in molti modi, potevano essere di tante tendenze. Ci sono papucci che, diciamo, sostengono il bolscevismo in una parte molto consistente, per esempio Pilniak, il quale addirittura del bolscevismo apprezza soprattutto gli aspetti più brutali. Vi ricordate, ne abbiamo parlato, no? L'anno nudo, l'apologia della violenza, della barbarie. Pilniak però non è un comunista, perché a lui del comunismo in quanto ideologia importa ben poco. A lui importa la rivoluzione come ritorno alla Russia arcaica, cioè a lui di costruire fabbriche dove gli operai lavorano senza un padrone, o di collettivizzare le terre, non gliene frega niente. A lui piace questo aspetto barbarico, quindi c'è una parte del progetto bolscevico che a lui va bene, altre cose non gli interessano. Gli dicono: senti Pilniak, tu parla delle cose che ti sembrano belle oppure neutrali, che le cose che non ti interessano, che non ti piacciono, lasciale stare. Questo è più o meno il tipo di rapporto che c'è tra i papucci e il potere. Un altro è Zamiatin. Ci sono delle cose che a lui possono anche meno che a Pilniak. Zamiatin è un compagno di strada più infido rispetto a Pilniak, più lontano, più da tenere più sotto controllo. Tanto lo tengono molto sotto controllo. Vedete che è quello che potremmo definire il papucci un termine ombrello. Un termine ombrello sotto cui possono stare tante cose che tra loro non hanno neanche tantissimo in comune. Però è proprio questo che Trotsky voleva, ossia una area grigia dove si potesse fare cultura senza stare a menarsela troppo, comunista, non comunista, alla fine chi se ne frega, il potere ce l'abbiamo noi, questi comunque devono rigare dritto, scrivano cosa gli pare ma non rompano i coglioni, perché altrimenti fanno una brutta fine. E questo, anche il più tonto dei papucci, vi assicuro che nel 22, 23, 24 lo capiva perfettamente, fino dove ci si poteva spingere. Naturalmente molti di questi ritenevano che questo sistema andasse bene perché permetteva piano piano di conquistare sempre più libertà, sempre più autonomia. Ossia, io oggi scendo a patti, evito di toccare certi temi o di usare certi toni, perché così almeno qualcosa posso dire e domani potrò dire di più. Mi organizzo un po' meglio, fondo un altro giornale, riesco a parlare domani di quello di cui oggi non posso parlare, eccetera, eccetera, eccetera. Questo giochino pare funzionare fino al 1925-26, suscitando tra l'altro il malumore di diversa gente, perché ci sono anche gli intellettuali intransigenti, ossia bolscevichi al cubo, che dicono: oh, partito, ma ti sei insomma, cos'è sto? Questo gioco con questi elementi chiaramente antisovietici che ci stanno usando. Nel momento in cui la politica la deteniamo noi comunisti, però c'è la NEP, quindi le masse sono continuamente adescate dai valori borghesi,
dai soldi, dalla libera iniziativa, dall'individualismo. Leggono opere che cantano questi valori. Noi ci lasciamo sfuggire l'egemonia culturale? Lasciamo che gli operai leggano Zamyatin, che a ogni pagina, se non può dirlo apertamente, perlomeno fa capire tra le righe che noi siamo degli stronzi? Cioè, questa sarebbe la politica culturale del partito? No, non è possibile, ora ci pensiamo noi. E via a fondare gruppi che si pongono come obiettivo esplicito la lotta contro i papucci, che contro i compagni di strada. Un impulso a questo lo abbiamo a partire dal 1923. Anche perché la situazione internazionale pare dare spago ai settori più intransigenti. In Germania c'è un tentativo di rivoluzione. In Cina il movimento rivoluzionario si espande. C'è una certa ventata di ottimismo che, se è andata male nel 1918, ossia la rivoluzione non si è estesa a tutto il mondo, forse questa è la volta buona. Ecco che dopo un momento, seguito proprio al 21, quando arrivano i papucci, che proprio a valanghe, e c'è un certo ristagno nel campo comunista, nascono dei gruppi che dicono: adesso ci pensiamo noi ad affermare in tutta la propria rigidità una cultura bolscevica. Attenzione, perché spesso noi facciamo confusione. Per esempio, c'è una sorta di vulgata secondo cui Majakovskij, per esempio, sarebbe stato un romantico idealista a chiappanuvole perseguitato dai cattivi burocrati comunisti. In realtà non era affatto così. Uno dei gruppi di cui sto parlando lo fonda proprio Majakovskij ed è il LEF. LEF, Lievi Front Iskustv, ossia Fronte delle Arti di Sinistra. Un movimento post-futurista, ma post-futurista in salsa rigidamente comunista. No ai papuccichi, no all'arte borghese, no all'arte tradizionale, anche in letteratura, basta coi romanzi con una trama dove c'è lui, lei, l'altro, l'intrigo basato su questioni personali. Tutto questo è individualista, è decadente, è borghese, ci vuole un'arte di massa, un'arte che scenda nelle strade. Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, ma qualche giorno fa, quando eravamo a Chimica, parlavamo della prima ondata di arte collettivistica proprio nel 18-19. Ora è una sorta di, diciamo, arte collettivistica 2.0, quella dell'EF. Un altro gruppo nasce più o meno sulle stesse basi, ma senza l'aspetto dell'avanguardia, del futurismo, queste cose che a noi piacciono tanto, che infatti ancora ci fanno. Se voi sfogliate un numero dell'EF, sono molto bellini, perché hanno una grafica d'avanguardia, ci sono i fotomontaggi, lavorano per il LEF i fotografi, i designer più all'avanguardia dell'epoca, ci sono le poesie di Majakovskij che sono estremamente intransigenti da un punto di vista ideologico. Ce n'è una che si intitola Il proletario volante, poi il campionato mondiale di lotta di classe, c'è di tutto, però sono molto inventive dal punto di vista, si sente che c'è ancora molto spirito d'avanguardia, no? C'è un altro gruppo che invece mette al centro l'idea di disciplina, di lotta organizzata, di pedagogia. Le masse vanno educate, vanno strappate
all'influenza perniciosa dei compagni di strada, ma anche il LEF non va tanto bene perché c'è troppo questa utopia avanguardistica, delle forme troppo ardite che il proletariato non capisce. Questo gruppo si chiama Rassiskaya Associazija Proletarskih Pisateljev, ossia la RAP. La RAP. Attenzione che è acronimo di una sigla che vuol dire semplicemente Associazione Russa degli Scrittori Proletari, Rassiska e Associazia Proletarski Pisateli. È tutta gente che viene dall'Armata Rossa, sono giovani, sono attivisti di partito che intendono governare la letteratura, la cultura, con gli stessi metodi con cui si governa il partito: congressi, risoluzioni, disciplina, pedagogia, dove ci vuole anche un paio di calci nel sedere, e soprattutto critica, sempre più critica. Tu scrivi un romanzo e io della RAP ti dico che sei uno stronzo, perché sei un individualista, c'è una trama che parla d'amore e chi se ne frega dell'amore, mi parli di due proletari che si amano, ma secondo te me ne frega qualcosa a me il lettore proletario se due proletari si amano? Devi farli vedere che costruiscono la fabbrica, anzi, ancora meglio, vuoi parlare d'amore? Bene, deve essere amore proletario. Cos'è l'amore proletario? Il collettivo costruisce la fabbrica, c'è il capo squadra che beve, dorme, non lavora e si fa i cavoli suoi, è innamorato dell'attivista Natasha, l'attivista Natasha gli dice sì, a me piaceresti anche, però sei un lazzarone e non lavori abbastanza. Allora lui capisce che deve lavorare di più, va alle riunioni del partito, diventa bravo, diventa un lavoratore d'assalto e finalmente si possono sposare e dice ah come sei bello, adesso sì che ti amo. Ecco cos'è un vero romanzo proletario, niente avanguardia, niente sperimentalismo, trame semplici, eroi semplici, deve essere comprensibile, deve essere chiaro che il collettivismo è bene, la fabbrica è bene, lavorare tanto è bene, allora sei bravo, ti puoi sposare, sei felice, fai tanti figli maschi. Invece se non fai così sei uno stronzo borghese che deve essere fucilato. È chiaro adesso cos'è la RAP? La RAP è esattamente questo. Guardate che non erano degli imbecilli, proprio per niente. Anzi, cosa succede a questo punto? Naturalmente finisce tutto nel caos, perché da una parte ci sono gli scrittori, aspettate, adesso finisco, ora finisco, ci sono gli scrittori compagni di strada che vogliono scrivere di cosa cavolo pare a loro, dall'altra ci sono quelli dell'EF che dicono sì, noi siamo comunisti ma ci piace l'avanguardia, vogliamo i fotomontaggi col proletario volante, poi ci sono quelli della RAP che vogliono i due che no, non ti sposo perché non lavori abbastanza, sei uno stronzo borghese, non riescono a mettersi d'accordo. Cosa fanno? Secondo voi cosa faranno? Si appellano al partito, dicono senti partito, noi non riusciamo a metterci d'accordo. Dici, chi di noi ha ragione? E il partito dice, qui ci vuole un bel congressino sui problemi della cultura. E nel 1925 organizza una bella riunione dove ognuno può difendere le proprie opinioni davanti a tutti gli alti gradi del partito che stanno a sentire i rappisti, quelli dell'EF, quelli dei papucci, che così, per decidere alla fine che bisogna fare nel campo della cultura. Cosa decide di fare il partito? Lo saprete domani.